I caffè artistico-letterari dell'Aras continuano ad essere un palcoscenico per artisti e letterati. Questa è stata la volta di Luigi Merone, un pianista sedicenne dal talento innato. Luigi nasce a Napoli nel 2005 e si avvicina allo studio del pianoforte all'età di soli 4 anni. Dopo un iniziale approccio entra a far parte dell'EMAS, l'Accademia Europea di Musica e Arti dello Spettacolo di Napoli, e comincia a studiare pianoforte sotto la guida dei maestri Stefani e Massimo Bertucci. Vince vari concorsi nazionali ed internazionali, tra cui quello organizzato dalla grande azienda pianistica Steinway & Sons, con relativo concerto di premiazione al Teatro Ristori di Verona. Nel 2020 è stato ammesso d'ufficio all'Accademia Pianistica Internazionale, incontri con il maestro di Imola, dove segue regolarmente lezioni sotto la guida del maestro André Gallo e Franco Scala. L'anno scorso ha eseguito con l'Orchestra Mundi, diretta dal maestro Giuseppe Carannante, il concerto per pianoforte ed orchestra numero 1, opera 25, di Felix Mendelssohn. Nonostante non abbia ancora conseguito la licenza liceale, visto la sua età di 16 anni, frequenta il corso accademico di primo livello di pianoforte ad indirizzo concertistico presso il Conservatorio Musicale Carlo Gesualdo di Verona di Potenza, dove segue le lezioni sotto la guida del maestro Marco Schiavo. Ieri si è esibito davanti a una bellissima platea, quella del Convento dei Minimi di Rocella Ionica. Io ho cominciato a suonare all'età di 4 anni grazie alla scuola Yamaha. E poi ho continuato. Senti, a 4 anni come ci si accorge che si è portati per il pianoforte nel tuo caso? Come hanno capito i tuoi genitori che eri portato per la musica? Nel mio caso perché avevo particolari attitudini musicali. Quindi riuscivi ad ascoltare le note per, diciamo, ad orecchio? Sì. Che percorso hai fatto di studi? Ho iniziato con la scuola Yamaha e poi sono andato all'Accademia a Napoli con il maestro Bertucci e poi ho continuato, adesso sono all'Accademia di Imola. Quindi tutto un percorso che ti ha portato ora a fare anche dei concerti. Senti, hai respirato sempre l'aria della musica in casa con mamma e papà musicisti? Sì, certo, perché mia mamma suona il fagotto e mio padre il clarinetto, quindi sì. Hai mai pensato ai loro strumenti o sempre il legame è stato con il pianoforte? Sempre con il pianoforte. Quante ore ti alleni il giorno, se possiamo chiederlo? Dipende, quando ho scuola mi esercito 5-6 ore al giorno, invece quando per esempio in questo periodo di vacanza mi esercito 7-8 ore al giorno. Serioso. Quindi di più quando sei in vacanza? Sì. Sì, sì. È il contrario? Perché ho più tempo, cioè, perciò. Senti, hai conosciuto la nostra Calabria, sei qua in villeggiatura anche? Sì. Cosa ti ha colpito in particolare? Calabria, vicino alla campagna? Cosa c'è di bello qui? Vabbè, il mare, perché poi Rocella è un posto bellissimo. Francesco Meroni, che è un musicista, suona il clarinetto, ma in questo caso è il papà di Luigi. Come avete scoperto che a 4 anni Luigi ama la musica con una passione tale da portarlo a diventare bravissimo? Sì, le attitudini musicali sono state da piccolo. Nel caso suo, perché riusciva ad ascoltare, non era nemmeno 6 mesi, quindi non riusciva nemmeno a parlare, però in macchina riusciva a riconoscere i timbri degli strumenti, quindi mi diceva oboe, clarinetto. Quindi io e mia moglie, che siamo due musicisti, ci siamo guardati un attimo in faccia e siamo rimasti un po' perplessi, perché lui comunque ha un orecchio assoluto e quindi avete coltivato questa iniziale passione, sì, talento, diciamo, più che sì, passione. Sì, infatti, perché lui ha un talento eccezionale, ha un orecchio innato proprio. Anche noi che siamo musicisti ci siamo un po' resi conto che il suo percorso doveva essere assolutamente quello musicale. Infatti. Lui riesce a riconoscere qualunque nota. Abbiamo visto prima che tu hai suonato sul pianoforte, sì, sì. Hai suonato le note, qualunque nota, e lui è in grado di riconoscerle esattamente ad orecchio. Sì, infatti. Non è una cosa normale. No, no, no. Diciamo che non è un orecchio relativo, che in questo caso si costruisce appunto con lo studio, ma è un orecchio assoluto, quindi diciamo che o ce l'hai o non ce l'hai dalla nascita, non è che si può inventare. Okay. Ecco, Luigi oggi ha 16 anni e davanti ha una bella carriera, diciamo così, comincia ad essere conosciuto ed apprezzato. E voi ovviamente, oltre che musicisti, state diventando anche manager. Sì, sicuramente noi lo accompagniamo, anche in questo caso io un paio di volte al mese saliamo ad Imola, perché lui studia all'Accademia Internazionale di Imola, con Franco Scala, André Gallo, Margarius, quindi questi grandi nomi
internazionali, e poi lui studia anche al conservatorio, quindi già ha cominciato. Ha fatti due, mi pare. Ha fatto prima un percorso di conservatorio? Poi sì, no, lui ha fatto un percorso accademico a Napoli, adesso sta anche al conservatorio, quindi studia già, non avendo ancora la maturità, perché lui sta ancora al terzo anno di liceo linguistico, già studia all'università, quindi sta facendo già il primo livello, quindi fra tre anni... Un'eccezione? Sì, un'eccezione, diciamo, normale, quindi perché tra tre anni farà la laurea di primo livello nello stesso anno accademico della maturità, quindi... Si laurea quando gli altri si diplomano. Ecco, lui si diploma e si laurea nel stesso anno accademico, quindi diciamo quello è il percorso didattico che sta facendo.